primo expo del caffè a Catania nella zona MAS, è un'importante giornata, un segnale in un periodo in cui c'è crisi, nel periodo in cui si esce dalla pandemia. Ecco, ma l'organizzatore ha sicuramente il progetto che va oltre quest'anno, si parla già anche della seconda edizione. Ecco, ma il messaggio che si lancia con un expo del caffè a Catania? Allora, buongiorno a tutti. Expo Coffee Break è un sogno partito 9 anni fa, oggi è diventata realtà. Parliamo da un punto di vista della pausa caffè, cioè la bevanda più venduta al mondo dopo l'acqua è il caffè, e noi in Italia siamo promotori nel mondo. Sostanzialmente Expo Coffee Break è l'unione di aziende attorno alla pausa caffè, distillati, rosoli, grappe, ovviamente espresso, caffè. E ho messo in questo contenitore, in questo basso oggi a Catania, un 23 di aprile, arte, moda, food, dolce, salato, bellezze di tutto il mondo. Abbiamo Fatou, che è la nostra testimonial catanese del Senegal. Abbiamo marchi prestigiosi, non dico neanche uno per correttezza, ma abbiamo tra i più marchi prestigiosi di tutta l'Italia. Hanno creduto in questo progetto, li ringrazio, forti di questa mission che nasce dal cuore, già siamo procinti a programmare l'anno prossimo, 7, 8 e 9 di aprile. Ecco, il caffè non sente la crisi perché chiunque preferisce la mattina la tazzina di caffè, quindi è anche un messaggio positivo che si lancia, assolutamente sì. Cercare di ricostruire dopo pandemia, guerra e tant'altro. Non è stato facile organizzare un evento così importante con queste restrizioni, con la pandemia che oggi per oggi è finita, la guerra e quant'altro. Però paradossalmente durante il periodo del Covid il mondo del vending, di cui noi ci settorizziamo più vending e non bar, è cresciuto, perché poi a casa ci vedevamo le cialde, le capsule, il caffè, il cioccolato, eccetera, eccetera. Con una battuta anche alla testimonial, dalla foto in copertina alla realtà, e dalla Senegal alla Sicilia a Catania. Piacere e soddisfazione, ma il caffè più importante del Senegal? È il caffè Touba, che è il caffè originario fatto proprio tutto dal Senegal. Quindi è originario, prodotto là, macinato là, è tutto originato. È molto, ha un sapore molto forte, anche un poco piccante, però molto buono. Ecco, soddisfatta e certamente felice per questa rappresentazione. Sì, sono super felice perché con Marco ho lavorato sempre, abbiamo sempre lavorato bene, mi fu piacere lavorare con lui in questo suo progetto e anche rappresentare il suo brand in questo progetto. Benissimo, il programma, dicevamo, anche per il prossimo anno è già programmato, quindi diciamo che è un progetto a lunga gittata. Assolutamente, tanto tempo per creare il primo. Ormai la strada spero che si sia spianata. Ringrazio tutti i futuri visitatori che verranno a credere in questo progetto. È una bella mostra, un bel evento, è l'evento dentro l'evento. Oggi ci sarà un Miss Universo, c'è la Marigazza Tringale, una soprana, che canterà delle bellissime note musicali sul caffè, e poi c'è la sfilata Arte Moda Coffee Break. Domani abbiamo la Federazione Italiana FIC con sei pietanze al gusto di caffè salato, e giorno 3 Federazione Italiana Compite con 6 bellissimi dolci, sempre tema del caffè. Ovviamente hanno dei importanti premi, dei valori commerciali di 800 euro. Quindi tutto questo è per venire all'Expo Coffee Break a Catania. Vi aspettiamo.